Benvenuti ad Oaken Tech. Come abbiamo visto nel video precedente riguardo i consigli finanziari QIR fatto da Antonella, abbiamo visto degli strumenti tradizionali che sono ottimi perché ha quelle situazioni non standard e che purtroppo, dato che la nostra società va più lenta la regolamentazione è più lenta di come si muove la società in cui viviamo, allora anche gli strumenti tradizionali non sempre sono in linea con le nostre esigenze. Però, oltre ai sistemi tradizionali, pensiamo prestiti, mutui, prodotti finanziari più complessi e così via. Un aiuto ci può venire direttamente dalle cripto e dalla blockchain. Infatti, ricordiamo che non parliamo del cosiddetto capitalismo arcobaleno. Il capitalismo arcobaleno non è altro che prendere dei temi cari o particolari e trasformarli in prodotto. Un esempio? In una brochure possiamo trovare delle specifiche che questo prodotto è adatto per gente omosessuale, diversamente abile e così via. Quindi non è un prodotto che è stato che va bene per tutti, ma è stato un prodotto realizzato perché tu sei diverso, non perché sei uguale agli altri. E in questo caso, secondo me, è sbagliato proprio la concezione, perché io come azienda o qualsiasi tipo di struttura faccio un prodotto. Il prodotto deve essere utilizzabile da chiunque, indipendentemente dall'orientamento sessuale, di religione, chi ha più ne ha più ne metta, o se è disabile. A me non interessa che il mio cosiddetto target sia una persona diversa da una persona normale, diciamo normale tra virgolette. E in questo caso, secondo me, è sbagliato che uno faccia proprio un bene, un prodotto targetizzato per quel tipo di, diciamo, minoranza. E non è un prodotto per tutti. E in questo caso io preferisco avere un prodotto per tutti, nel senso che avendo un prodotto con queste caratteristiche, pone anche l'utilizzatore ad essere non passibile di minoranza. Perché se un prodotto è pensato per un omosessuale, che significa che io eterosessuale non lo posso utilizzare? Non ha completamente senso come cosa. E di riflesso le cripto e le blockchain non hanno questo tipo di problema, perché chiunque può utilizzare le cripto e la blockchain. Infatti, sia che sia un bot o un programma possono sfruttare la blockchain, quindi nemmeno parliamo di essere senzienti, ma solamente di codice matematico. Infatti, persona, robot, animale o unicorni, la blockchain non fa nessuna distinzione, sono tutti uguali. È un prodotto, perché comunque la blockchain è sempre un prodotto e uno strumento che lo può utilizzare chiunque. Alla blockchain non gliene frega un tubo che tu sei un essere vivente o no, se sei senziente o no. Se sei disabile o no, se sei eterosessuale o omosessuale, non ne frega un tubo. Perché in questo caso la blockchain, vediamo, e le cripto, perché comunque cripto come metodo di pagamento non pone limiti e c'ha una libertà assoluta. In quel caso basta avere la cripto e il wallet e interagire o con il protocollo o con una d-app o per trasferire denaro, o anche dei protocolli avanzati, per esempio, per prendere un prestito, giusto
fare qualche esempio. E infatti anche un cieco può utilizzare la blockchain. Non hanno fatto una blockchain per ipovedenti. Non ha completamente senso. Perché che fai? Tu fai una blockchain per ipovedenti e quindi che significa? Che i vedenti non la possono utilizzare? Non ha completamente senso come ragionamento. E in questo caso, infatti, il 100% delle blockchain sono aperte, pubbliche. Blockchain, ovviamente parliamo di blockchain pubbliche, hanno questi parametri. Quindi non ne frega un tubo che se sei normale, se sei diverso, se hai un tipo di orientamento o altro, non ne frega un tubo a niente. Non pone etichette. E in questo caso, per esempio, ci sono situazioni in cui per le nostre scelte, o comunque la nostra, come no, noi individui che abbiamo scelto un determinato percorso, non possiamo avere tutti i benefici o tutti i prodotti che ha una persona standard conformato uguale agli altri. Per diversi motivi. Per esempio, se un disabile con oltre il 60% di invalidità, è difficile che la banca gli dà un prestito per, che ne so, 100.000 euro. Gli darà un prestito, che ne so, di 10.000 euro. Perché? Perché, considerando le sue, diciamo, aspettative, non potrebbe mai ripagare un prestito tale di quella portata. Cosa che è assolutamente assurda, se ci pensate. Scusa, che cosa cambia se ho una, sono invalido oltre il 60% perché devo avere un credito inferiore rispetto ad una persona normale? E in questo caso abbiamo un limite, limite finanziario, mentre invece le cripto, e specialmente con la finanza decentralizzata, questo limite scompare, perché come detto precedentemente, alla blockchain non gliene frega un tubo se è disabile. Riesce a fare la transazione? Sì, per lui va bene. E in questo caso, se io ho X cripto, le posso utilizzare per prendere un prestito sulle stesse. Quindi io metto come collaterale le cripto, per esempio 0. 5 bitcoin. Se ho 0.5 bitcoin, allora in quel caso metto collaterale 0.5 bitcoin o Ethereum, che ne so, 2, 3, 4, 5, 10 Ethereum, e prendo un prestito perché ho messo come a garanzia queste cripto o anche EOS. Quindi, che significa? Significa che lo smart contract chiede due cose: che mette a collaterale delle cripto e rispetti la soglia al di sotto della quale la stessa verranno vendute, perché lo smart contract funziona in maniera automatica. Se non si rispettano i parametri, si chiude lo smart contract. Però se abbiamo dei parametri che decidiamo noi, parametri elevati, quindi invece di collateralizzare il 150% andiamo a collateralizzare il 300%, allora, in quel caso è difficile che la nostra posizione si va a chiudere. E quindi noi abbiamo messo, che ne so, 10 Ethereum. Però se noi, anche se siamo disabili, però abbiamo investito, abbiamo recuperato cripto in passato e abbiamo, che ne so, 1000 Ethereum, 10 Bitcoin e così via, allora in quel caso possiamo mettere 1000 Ethereum a collaterale, 100.000 euro a collaterale, in quel caso, boom, lo smart contract ci dà il prestito in base al collaterale che abbiamo scelto e quindi possiamo utilizzare, che ne so, 100.000, 200.000, 1 milione di euro. Non ne frega un tubo allo smart contract se sei disabile al 60%, 90%, 1%. Funziona sempre.
Ovviamente, che cosa serve per operare con questi strumenti? Per operare con la finanza decentralizzata e comunque con la maggior parte dei protocolli, ci servono o la cripto o il token di quel tipo di protocollo che vogliamo utilizzare, un wallet dove gestire le nostre cripto e un protocollo DeFi. In questa slide io ho messo il crypto token, ho messo EOS. Come wallet c'è Anchor Wallet, come protocollo DeFi c'è DeFiBox. Che DeFiBox, che abbiamo visto in un altro video che ho realizzato, vi permette di mettere a rendita le vostre cripto, prendere prestiti sulle vostre cripto e così via, fare delle pool e così via, un sacco di funzioni. Ed è più efficiente di una banca tradizionale. Senza chiedere documenti, certificato di validità, e chi più ne ha più ne metta. Tre cose servono: crypto, wallet, protocollo DeFi. Punto. Non ne frega un tubo a niente, altre cose strane. Quindi in questo caso la libertà è massima, la riconosce in maniera indiretta, perché non è qualcosa che è stata fatta apposta. Per persone particolari o per una determinata minoranza. Quindi, in questo caso, è un ottimo strumento in più che si aggiunge agli strumenti della finanza tradizionale. Ovviamente, bisogna capire quale cripto, quale blockchain, quale wallet e quale protocollo conviene usare in base anche alle nostre esigenze. Perché in questo caso abbiamo fatto l'esempio di DeFiBox, però ci sono anche altri protocolli, per esempio riguardo all'assicurazione, come Nexus Mutual e Armor Fi, che si occupano di assicurazione di asset digitali. Molto semplice, però in quel caso bisogna capire noi che tipo di strumento ci serve. Ci serve un prestito? Ci serve un tipo di assicurazione? Vogliamo mettere a rendita le nostre cripto? E così via. E in questo caso noi di OpenTech abbiamo diversi professionisti del settore che potranno indicarti il protocollo, le cripto e il wallet, nonché la blockchain da utilizzare per le tue esigenze. Ricordiamo infatti che ho anche scritto il manuale, il libro Mastering DeFi, guida pratica per principianti e non. Strumento che analizza tre blockchain diverse, EOS, Tron ed Ethereum, e ha oltre 30 protocolli, quindi è possibile recuperare tutte le informazioni anche comprando semplicemente un libro. Ok, non ti vuoi affidare a noi? Ottimo. C'è il manuale in italiano e in altre 8 lingue che lo puoi recuperare, sia versione cartacea sia versione digitale. Non è un problema, ma in quel caso ti forniamo una soluzione pratica e efficace che funziona, perché uno può anche trasferire, trasportare parte delle sue finanze tradizionali in cripto. Allora, in quel caso uno vuole accedere ai vantaggi di questo tipo di strumenti, perché come detto posso avere un prestito, posso avere tassi di interesse vantaggiosi, parliamo dal 6 al 90% di interesse sul nostro deposito in cripto, ovviamente scegliendo il tipo di protocollo. Possiamo tutelarci con protocolli di assicurazioni e così via, fare gli strumenti super avanzati come i derivati o le opzioni. Quindi, come vedete, di opzioni sono veramente infinite. Quindi, sbattetevene se trovate dei prodotti targetizzati perché voi siete diversi, tutti a nostro modo siamo diversi. Noi siamo OpenTech Italians NFT.